Per la diciannovesima giornata del campionato di seconda categoria girone F al comunale di Caldarola si affrontano il Serralta e la Pd Caldarola. Le formazioni, il Caldarola scende in campo con Frascarelli, Frapiselli, Innamorati Barucca, Buldorini, Luciani Michele, Luciani Emanuele, Minucci, Maccari, Cervelli e Gentili. In panchina, il tecnico Tentella, Porta Salvucci, Bignos, Corradini, Pesaresi, Capenti, Duca e con il numero di 18, Nerpiti. Rispondono gli ospiti allenati da mister Bonifazzi con Serrani, Biondi, Menichelli, Cruciani, Natali, Ruggeri, Meschini, Lorenzi, Selita, Broglia e Tiranti. In panchina a disposizione Giovagnini. Eh, Massei, la torre Raponi, Rossi, Vissani e con il numero 18 Magnapane, arbitra il signor Ercoli della sezione di Fermo. Calcio d'inizio per i locali che battono appunto la prima azione. Ma il primo uh, sussulto si registra al nono minuto quando Macari sulla destra, cross basso in aria per Cervelli che serve Luciani Samuele, tira para però Serrani. Dieci minuti dopo è sempre il numero 10 del Caldola Cervelli che appoggia sempre per Luciani che da posizione defilata spara sul portiere. Ancora un'occasione al 32esimo per i padroni di casa. Cervelli per Luciani che a tu per tu con Serrani tira fuori. È il 33esimo punizione di Barucca, palla in aria, Maccari spizza di testa. La palla va sulle mani di Natale. Sbatte sulle mani di Natale fallo di mano. Considerato però involontario dall'arbitro, è il 36esimo, innamorati lancenari a Cervelli che fa passare per Luciani, che viene spinto da Tergo, rigore che poi Cervelli trasformerà. L'azione del rigore, lo vediamo come viene spinto appunto il numero 7, Luciani e Cervelli che va a trasformare. Dopo un minuto la partita finisce, tutti a bere una bella limonata calda. Passiamo alla ripresa. È il 51esimo, quando ancora i padroni di casa con Luciani, cross di sinistro per Cervelli, appostato sul secondo palo che rimette al centro per Maccari, anticipato però da Serrani. È il 54esimo, Cervelli. Punta la porta a entrare a calcio di destro. Serrani para, buona la parata del portiere. ospito, siamo al 68 Fallo laterale degli ospiti, lo batte Selita, cross per Tiranti, che di sinistro anticipa Innamorati e batte Frascarelli sul primo palo per il pareggio degli ospiti. Al 75 palla lunga che Frascarelli para con le mani, ma va a sbattere sul palo. La Torna in area, torna in gioco, ma Magnapane non ne approfitta. Sempre Magnapane. Tre minuti dopo, siamo al 78esimo. Entra in area, supera Frapiselli, tira di destro. Frascalelli risponde. Presente Parrucca per Duca, che di tacco chiude la triangolazione stupenda. Palla in mezzo per Macari con Serrani che esce a togliere il pallone dalla testa. E sarebbe stato sicuramente un gol. Ripeto, Pesaresi. Batte la punizione, palla al centro per Luciani che prolunga per innamorati, Vissani eh, va a fare l'ostruzione e l'occasione sfuma non è ancora finita la gara Innamorati è sul settore sinistro lancia Maccari di testa in aria che va a prolungare la palla per Minucci che ancora colpisce di testa sulla linea c'è eh, il numero eh, il giocatore scusatemi del Calderola Barucca che protegge la palla che va in eh, rete ma l'arbitro fischia un fallo, vede un fallo di confusione, annulla il, la rete e qui scoppiano le polemiche, la Protesta accesissima dei giocatori che accerchiano l'arbitro il signor Ercole. Qui è stato un po' indeciso, esce fra le contestazioni. La gara finisce 1-1. Il Caldarola perde due punti rispetto alle inseguitrici, ora è a più 7.